Come tutte le settimane è il momento del cinema con Paolo Sommaruga e il suo ospite. Beh, davvero un ospite d'eccezione. Buongiorno Monica, buongiorno Marco. Allora, molti dei film italiani più premiati e più apprezzati negli ultimi anni portano i vestiti e i costumi di questo signore qui che abbiamo oggi, Massimo Cantini Parrini. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Uno dei buongiorno, più importanti grazie. Costumisti italiani. Tutti i premi ha preso praticamente italiani. Davide Donatello, Nastri d'Argento, Chuck d'Oro, l'Oscar europeo. Adesso il suo palmarès potrebbe arricchirsi tra pochi giorni del premio più importante per chi fa cinema, l'Oscar. È candidato all'Oscar per i costumi di Pinocchio di Matteo Garrone. T'hanno chiamato? Come funziona, Massimo? Quando l'Oscar chiama, cioè lei è candidato, che succede? Ti arriva una comunicazione ufficiale? Beh, ti arriva una mail ufficiale, però prima mi sono arrivati messaggi degli amici, parenti, la qualsiasi, il telefono è impazzito. Io mi chiedevo anche perché quel giorno sinceramente stavo lavorando, non avevo realizzato e non avrei mai potuto pensare di ricevere una nomination. E poi arrivano tutte le mail ufficiali, protocollo, Covid e tutto il resto. Allora, tanto lavoro, vediamo delle immagini di Pinocchio, poi per vedere che tipo di lavoro ha fatto su Fidi Garrone. Pinocchio! Un burattino come noi. Tu chi sei? Pinocchio. Ah, sei! Sono stato derubato! Sei grande. È un segreto. Io non voglio essere un burattino. Voglio diventare un bambino come tutti gli altri. Beh, una grande soddisfazione, no? Beh, enorme, enorme soddisfazione. Più che altro non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Io cerco di rimanere con i piedi per terra perché vedo invece entusiasmo e agitazione intorno a me, allora dico, vabbè, prendi le distanze. Di rimanere calmi. Ma ai costumi di Pinocchio è dedicato un libro e una mostra, se non sbaglio, vero? Sì, c'è stata una mostra meravigliosa al Museo del Tessuto di Prato. Hanno fatto un catalogo bellissimo in doppia lingua, parla appunto del film, soprattutto del mio lavoro nel film, con la collaborazione delle sartorie, Tirelli, soprattutto, che è quella che ha realizzato la maggior parte dei costumi. Ed è molto bello perché non si parla solo di costume, ma anche un po' di quello che è il mio percorso, che insomma può interessare a qualcuno che vuole intraprendere questa carriera. Ma qual è l'idea? Abbiamo visto la grande profusione di fantasia nei costumi di Pinocchio. Qual è l'idea dietro i costumi? L'idea è sempre difficile accendere una lampadina per il mio lavoro. In questo caso con Matteo Garrone abbiamo visto le immagini di Chiostri e Mazzanti, che sono i primi illustratori della novella, che Collodi scelse per illustrare la novella, e da lì si è aperto un mondo, perché non era mai stato rappresentato in modo così reale e tangibile. Pinocchio è sempre stata una favola e quindi un po' tutto caricato. La parola d'ordine per noi era la realtà, cioè tutti un po' si dovevano ritrovare in quello che vedevano. Matteo ci teneva tantissimo a, appunto, che fosse terrena come storia e anche come racconto attraverso l'estetica. Come nasce questa passione per i costumi? Wow. Quando nasce questa passione? Nasce da piccolo, nel senso, mia nonna materna lavorava in una sartoria e tutti i pomeriggi o quasi andavo lì da lei e vedevo queste signore che cucivano, che tagliavano delle stoffe meravigliose. E io piccolino vedevo un mondo che si trasformava su un manichino in una cosa reale. Poi ho iniziato ad aprire armadi di famiglia, a cercare abiti d'epoca conservati e da lì ho iniziato a collezionare vestiti d'epoca. E da sempre, ho iniziato tredicenne. Mi si è aperto un po' la mente andando alla Galleria del Costume per la prima volta e da lì ho detto ok, allora si possono veramente avere e trovare. Noi intanto stiamo vedendo alcune delle sue creazioni. Sì. Guardate, io ho una curiosità. Sì. Com'è cambiato il vostro lavoro rispetto ai tempi, che ne so, di Tirelli, della sontuosità dei costumi di Visconti? Com'è cambiato? È cambiato tantissimo perché non c'è più il tempo, infatti, per la preparazione. È cambiato perché è cambiato il mondo. La tecnologia ha fatto il suo percorso, quindi
Tutti pensano che premendo un pulsante esca un vestito, invece no, noi ancora dobbiamo fare tutto, partire dal disegno, dalle stoffe, dalle sartorie, dalla realizzazione, tutto a mano ancora. È vero che ti chiudi in un museo quando propongono un film? L'idea è che vieni in un museo? Sempre, sempre, sempre. Io devo avere un riferimento del passato per iniziare a pensare, che sia un film contemporaneo o in costume. Però devo chiudermi in un museo e lì ho sempre veramente l'ispirazione. Sì. Ma tra le collaborazioni io leggo Ettore Scola, Martinelli, Terry Gilliam, Paolo Virzì, ci sono anche i costumi di Favolacce, acclamatissimo, uscito in questi giorni direttamente in streaming a causa della pandemia. E immagino che per ogni regista e per ogni autore ci sia anche un immaginario diverso da rappresentare, no? Assolutamente sì, infatti dalla sceneggiatura dobbiamo tradurre un po' il pensiero che poi è del regista, nel senso noi dobbiamo essere dei tramiti per trasformare il mondo che loro hanno in testa. Ed è la bellezza di cambiare regista è quello, perché ognuno ha il suo mondo e tu devi un po' fare da camaleonte con ognuno. Quindi a me piace moltissimo il mio lavoro anche per questo, soprattutto. Che cos'è un abito? C'è qualcosa che ci definisce, uno status simbolo o qualcosa che definisce la personalità? Allora, sì, per me oggi l'abito non è più uno status symbol, credo che sia più la tecnologia, un nuovo telefonino, la nuova invenzione. Il vestito è un guscio, è quello che dovrebbe rappresentarci. Per me però l'abito non fa mai il monaco, perché oggi sono cambiate un po' le regole stilistiche, diciamo. Ho un'altra curiosità. Sì. Rispetto al film storico, o rispetto appunto alla favola, eccetera, il film di estremo realismo, di vita quotidiana, di un quartiere operaio dell'inizio del secolo, eccetera, che tipo di difficoltà presenta per un costumista? Beh, il contemporaneo, forse è questo, no? Il contemporaneo per me è difficilissimo, perché avendolo sotto agli occhi non riesco mai a tradurre un pensiero che sia logico, nel senso non riesco mai a capire se faccio una cosa giusta o una cosa sbagliata. Però anche lì ho bisogno di un museo, come nel caso di Dogman, per esempio. Certo. Io non sapevo come risolvere, perché Matteo aveva bisogno di una semplicità anche nei costumi che io non riuscivo a trovare. E mi si è aperta la mente in un museo dove c'erano esposti un sacco di quadri di Chirico. E ha detto, vedi? E così ho fatto, nel senso, un mondo metafisico mi ha aiutato. Io vorrei chiudere con una curiosità. Se dovessi andare all'Oscar, sarà complicato causa pandemia a Los Angeles, ma un artista dei costumi come si veste? Mamma mia, non lo so. Ma noi incrociamo le dita per adesso. Assolutamente, incrociamo tutto. E in bocca al lupo, naturalmente. Allora, grazie davvero per essere stato con noi, Massimo Cantini Perrini. Grazie Paolo. Come sempre. Grazie.